Quindi fammi capire, adesso ho un figlio ma ho perso una moglie. Shh, abbassa la voce perché svegli Lorenzo. Claudia, io ti sto chiedendo soltanto un cinema, una cena, quello che vuoi. Basta che passiamo un po' di tempo assieme, io e te. Senti, ma è ancora troppo piccolo, non posso lasciarlo. Ma troppo piccolo cosa? Più di un anno. Poi non è che stiamo escogitando di abbandonarlo. Ti sto chiedendo di ritagliarci qualche ora assieme. No, per me non esiste. Poi saremo più liberi quando sarà più grande, ok? Poi quando sarà più grande ci saranno altre motivazioni, altri problemi. Ma tu hai capito che nella vita ci sono delle priorità? Hai scelto di fare il padre, allora lui adesso è la nostra priorità. Ma questo è ovvio. Però io e te, oltre che dei genitori, siamo o no anche una coppia? Non lo so, io non lo trovo giusto per lui, va bene? Senti, adesso devo andare al lavoro, però tu a questa cosa ti prego, pensaci. Essere un genitore non vuol dire trascurare altri aspetti della propria vita. Che angioletto che è. Sì, è veramente buono. Ma poi hai visto come dorme? Beh, ma con una mamma fantastica come te? Ma fantastica mica tanto. Discuto sempre con Marco. Sempre per gli stessi motivi? Sì, dice che non ritaglio degli spazi solo per noi. Ma scusami se ti interrompo, ma che cos'è? È una pentola che mi ha svoltato la vita. Considera che va in corrente, non si riscalda esternamente, è super versatile, ma la uso sia per preparare dei pasti oppure per il bimbo, per scaldare dell'acqua, preparare una pappa veloce. Anche se non la mangia subito, poi si riscalda in un attimo, quindi ce l'ho sempre con me. Oddio, ma è fantastica! E che la prossima settimana devo andare in campeggio con Davide. Posso comprarla subito? Ma posso cucinare tutto? Tutto, dall'antipasto al dolce. Ci impiega 7 minuti per bollire, ma poi per il resto non hai bisogno del fuoco, non ci metti niente a pulirla, non sporchi in cucina, veramente la puoi usare ovunque. È perfetta. Comunque, tornando a te, devi cambiare atteggiamento su questa cosa. Fidati. E devi pensare anche alla coppia. Insomma, niente ma. È doveroso mantenere degli equilibri. E poi voi dovete ritagliarvi dei momenti per stare insieme. Non sentirti in colpa. Non sarai una cattiva mamma se lo fai. Sei sicura? Certamente. Guarda che essere genitore non significa trascurare tutti gli altri aspetti della propria vita. È doveroso in primis per te sentirti non solo mamma, ma anche moglie e donna. E poi se proprio non lo vuoi fare per lui, fallo almeno per te stessa. Non trascurarti. Mi sa che hai ragione. E grazie, veramente, sei un'amica. Figurati. Amore, ma sei bellissima. A cosa devo l'onore? Amore, ti devo delle scuse. Mi dispiace per averci trascurato per così tanto tempo, hai ragione tu. Abbiamo bisogno di passare un po' di tempo da soli e poi Lorenzo starà meglio con due genitori felici. A proposito, dove? L'ho portato dai nonni che erano contentissimi di passare un po' di tempo da soli con lui. Amore, grazie. Hai fatto la scelta giusta. Lo so. Poi, la verità è che mentre mi preparavo per te, mi sono resa conto che era tantissimo tempo che non mi dedicavo un po' a me stessa. Alla fine è fondamentale per la propria autostima sentirsi non solo mamma, ma anche donna e moglie. Ma per me sei una donna, una moglie e una mamma bellissima. Ti amo. Anch'io. Beh, signora, dove la porto? Dove vuoi? Grazie.
Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video, puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.